L'ennesima sconfitta di una stagione ricca di amarezza per il Cattolica era maturata in pieno recupero sul campo del Classe, un KO pesante che aveva ulteriormente divaricato le distanze fra la zona play-out e quella della retrocessione diretta nel campionato di eccellenza. I giallorossi però non volevano darsi per vinti, oggi si giocavano il fondamentale derby col Coriano con un unico obiettivo, quello di fare incetta di punti e provare ad invertire una tendenza da 6 sconfitte consecutive. Siamo però al 6° minuto di gioco, l'ottimo inizio del Tropical. Scarponi ci prova, conclusione parata, 2 minuti più tardi, protagonista sempre Scarponi, libera il destro, la risposta del portiere, il tap-in di Carrer, gol però realizzato in fuorigioco dopo l'intervento di Mariani. Andiamo al 12esimo ancora, Scarponi, conclusione alta per lui e sempre il numero 10, sempre Scarponi, altra chance, altro tiro alto, una conclusione a giro sopra la traversa. Il Cattolica Guardingo prova la incursione con Ziroli al 22esimo, poi al 25esimo Scarponi, tiro, palo, il tocco del portiere forse, altro tapina di Carrer, altro gol in fuorigioco, davvero il culmine della sfortuna per Carrer, 2 gol annullati nella stessa identica modalità. L'ultima zampata per quanto riguarda il Cattolica, quello del tiro di Cestra al 36esimo e poi invece la possibilità per Carrer al 38esimo, tiro alto per lui, ma il primo tempo ricchissimo di occasioni si chiude in maniera forse un po' inaspettata ma spettacolare, la girata per il cross effettuata proprio da Cestra e la conclusione vincente di Ziroli. Vantaggio per il Cattolica sulla Tropical Coriano, battuto il portiere Bianchini e esultanza che viene sprigionata dai padroni di casa che però nella ripresa al 69esimo minuto subiscono il ritorno del Tropical, questa volta il tap-in c'è, non è Carrer, è Inchisi, dopo il tocco sotto misura e la risposta di Mariani. Pareggio della Tropical al 69esimo, come dicevamo, spostiamoci però avanti di 6 minuti, la chance gigantesca per Tamagnini che non inquadra la porta, poteva essere il vantaggio della Tropical e poi a 4 dal termine Palumbo sfiora il palo alla destra di Mariani. 5° minuto di recupero, la possibilità per il Cattolica per il colpo da 3 punti con Mastro Giacomo non si verifica e non si concretizza ed è così un pareggio tra queste due squadre, match che va così in archivio sull'1-1.